Subito dopo il giuramento in aula prende la parola il sindaco Roberto Barbagallo, che fa un brevissimo bilancio di questo primo mese di amministrazione e presenta compiti e competenze della sua squadra di governo. È da un mese che lavoro e mi onoro di rappresentare questa città e questa amministrazione. Ringrazio anzi gli assessori che mi sono stati vicini e mi sono vicini quotidianamente. Non vi nascondo che, ma questo già lo sapete per chi è stato già in consiglio comunale, per chi ha amministrato, non vi nascondo che ci sono veramente tantissime preoccupazioni, tantissimi problemi da risolvere e tantissime emergenze. Però credo che ci sia tanta voglia da parte mia, da parte di tutti, credo anche da parte vostra, anzi ne sono pienamente sicuro, da parte dei consiglieri, sia onesti di opposizione, sia onesti di maggioranza, perché io ho fatto il consigliere di minoranza, ho fatto opposizione alla passata amministrazione e credo di aver dato nel mio piccolo un contributo all'amministrazione passata. Allora mi aspetto da tutti voi consiglieri, appunto opposizione e maggioranza, ma ne sono veramente sicuro che lavorate per il bene di questa città. Il sindaco Barbagallo però non fa nessun accenno all'assessorato al bilancio. Già nella giornata di oggi Saro Raneri potrebbe rassegnare le sue dimissioni e lasciare il posto, così come previsto da settimane, ad Alessandro Oliva. La prossima seduta dovrebbe essere convocata per martedì. Tutto da definire il discorso relativo alle commissioni consiliari permanenti, che dovrebbe essere l'oggetto del prossimo consiglio.